Allora, ve l'abbiamo annunciato, preannunciato poco fa che cosa resta in Afghanistan a più di un mese dall'inizio della crisi. Vogliamo portarvi a Kabul. C'è la giornalista, la collega Cecilia Sala, collegata con noi anche in video per chi ci segue in radiovisione. Buongiorno Cecilia, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Cecilia, partiamo davvero da che cosa stai vedendo, da che cosa stai respirando, da com'è la vita ora a Kabul. Beh, a Kabul, non solo a Kabul, poi la repressione è violenta anche a Kabul, ma lo è più nelle province. Ci sono le manifestazioni, ci sono anche oggi ce ne sarà una sotto l'ambasciata pakistana, ci sono già dei sit-in anche questa mattina delle donne afghane. Ieri ci sono state delle importanti manifestazioni a favore della resistenza nel Panjshir, l'unica resistenza armata rimasta contro i talebani, che non ha più speranze. Il Panjshir è stato sostanzialmente preso, anche se lì i combattenti ci sono ancora, si sono nascosti nelle gole e continuano ad attaccare. Quello che, insomma, la notizia qui a Kabul oggi è ovviamente l'annuncio del nuovo governo ieri sera. E come forse ci si poteva aspettare, ma qualcuno invece si immaginava che potesse essere un governo inclusivo, no, non è un governo inclusivo, è il governo della linea dura e della vecchia guardia dei talebani. L'Afghanistan, lo sapete, è un paese molto frammentato etnicamente, socialmente, non è inclusivo, rappresenta solo i talebani, rappresenta solo una tribù che prevarica le altre, e appunto il primo ministro è sanzionato dall'ONU ed è nella lista dei terroristi secondo l'ONU, e il ministro degli interni è della pericolosissima rete Haqqani, e anche lui, insomma, è considerato un terrorista da Washington. Ecco, Cecilia, hai fatto riferimento prima alle manifestazioni, soprattutto da parte, ecco, delle donne, ecco, che si stanno svolgendo in questi giorni. Ieri, tra l'altro, ti abbiamo vista ovviamente su molte testate, sei diventata virale online, perché proprio mentre facevi un collegamento, ecco, ci sono stati degli spari. Ti va di raccontarci anche questo retroscena? Sì, io ero ieri mattina ero, insomma, in hotel, dovevo andare a seguire, c'erano delle manifestazioni più importanti per ora di quelle di oggi, ieri mattina a Kabul. Quello che è successo è che a un certo punto io ero vicino alla finestra in camera, gli spari qui in aria, insomma, ogni tanto si sentono anche vicini, ma quando ho capito che non erano vicini ma erano contro le finestre dell'hotel in cui ero, insomma, mi sono dovuta chiudere e nascondere in bagno. Ovviamente, uno in quei momenti pensa anche all'ipotesi peggiore, quindi che potesse essere proprio un assalto diretto contro l'hotel. Non era così, c'erano i manifestanti, i talebani sparavano in aria, li arrestavano, li minacciavano, alcune giornaliste sono state portate nei luoghi ancora, insomma, sconosciuti, e poi sparavano in aria, non abbastanza in alto, evidentemente hanno colpito 6 finestre dell'hotel in cui ero anch'io. Cecilia Sala, con la tua voce, anche, insomma, con il coraggio, no, che emerge dalle tue parole, stai raccontando il cambiamento che sta attraversando l'Afghanistan. Cambiamento, l'abbiamo visto, l'abbiamo capito in queste settimane, con riflessi importantissimi sull'umanità intera. Ti chiedo, ai tuoi occhi, qual è il segno più evidente di questo cambiamento? Beh, sicuramente, diciamo, la ribellione delle donne afghane anche nelle manifestazioni, insomma, le manifestazioni, l'abbiamo detto, non sono solo quelle per i diritti delle donne, sono a favore della resistenza, sono contro l'invasione pakistana, ci sono state delle importanti manifestazioni contro il Pakistan, e appunto oggi che, insomma, è considerato, i servizi segreti pakistani, soprattutto, insomma, gli storici supporter dei talebani e finanziatori dei talebani. Le donne si stanno facendo sentire con un coraggio incredibile. Le foto di loro che continuano a protestare con un M16, un M4, dei fucili americani, tra l'altro, ma ormai in mano ai talebani, che di armi americane ne hanno raccolte un bel po', sono incredibili. Le foto delle ragazze che litigano con i talebani armati per le strade di Kabul sono incredibili. Le ad Herat, dove c'erano gli italiani ed era una zona molto sicura fino a pochissimo tempo fa, fino all'inizio dell'estate, ieri sono morte delle donne, sono state uccise delle donne che manifestavano dei talebani.
Allora, siamo sempre in diretta da Kabul, con Cecilia Sala. Il nostro ministro degli esteri in queste ore ha paventato il rischio che la crisi economica, ma anche alimentare, che in vista anche dell'inverno, potrebbe innescare flussi migratori importanti o più ampi, appunto, dall'Afghanistan verso i paesi di confine o comunque in altri paesi. È qualche cosa che stai percependo, il desiderio di lasciare il paese, oppure secondo te gli afghani vorrebbero continuare a rimanere dove sono? Beh, avrebbero voluto rimanere nella loro terra, nel loro paese, ovviamente con altre condizioni. Adesso con queste condizioni le persone che vogliono scappare sono moltissime, la questione economica è enorme, i talebani sono dei combattenti, non hanno la più pallida idea di come si gestisca un sistema bancario, un sistema economico, un aeroporto internazionale, insomma non hanno proprio le competenze per gestire tutto questo. La crisi già c'è, si aggraverà, capiremo come sarà possibile senza avvicinarci troppo, senza dare troppa legittimazione al regime dei talebani, comunque far arrivare degli aiuti umanitari difficilmente basteranno. Quindi oltre alla questione dei diritti, oltre alla questione dei soprusi, oltre alla questione delle minoranze che i talebani hanno sempre perseguitato, ci sarà la questione degli affamati che vogliono scappare. Certo, e tornando alla questione appunto anche della comunicazione, no, dei talebani, abbiamo detto si erano presentati come qualcosa di diverso rispetto al passato, poi il governo che hanno appunto proposto fondamentalmente smentisce questa cosa, ma loro hanno utilizzato anche molto i social per fare propaganda questa volta. Sì, della prima conferenza stampa era stato clamoroso, c'è stata una domanda sulla libertà di stampa che ci sarebbe stata in Afghanistan, nell'Afghanistan sotto i talebani, e la risposta del portavoce Zabiullah Mujahid dei talebani è stata: ma chiedete a Facebook della libertà di stampa, che censura un sacco di noi. Loro adesso vogliono essere sulle piattaforme, anche su Instagram e Facebook, su Twitter ci sono già e lo usano tantissimo e anche molto bene, fanno dei video, diciamo, promozionali, spot che sembrano dei videogiochi americani realizzati con le musiche, i montaggi emozionanti, quindi sanno già stare sui social, vogliono starci di più, sperano in un riconoscimento internazionale anche per questo, anche per stare comodi su Facebook e Instagram, su Twitter appunto ci sono già. Hanno fatto e continueranno a farlo, evidentemente uno strumento. Cecilia Sala, collegata come detto dall'Afghanistan, da Kabul, grazie davvero per questo racconto in diretta su RTL 102.5. Sei diretta e stai preparando a seguire una manifestazione, ci raccontavi poco fa fuori onda, è vero? Sì, devo spostarmi proprio per questo. Ti ringraziamo, a prestissimo, presto, buon grazie, lavoro. Grazie Cecilia. Grazie a voi, grazie.